diversa questa. Queste non toccano terra, però sono asciutte. Qua a radici della terra e facciamo i temascal, che sono delle avafanne sudatorie dove dentro che vengono scaldate dalle pietre buttandoci sopra l'acqua, e poi le pietre si riscaldano su un fuoco che si alimenta da sotto e dai lati. Poi dentro il temascal si canta e si prega per la madre terra e poi anche per le quattro direzioni, e ogni direzione ha un significato. L'universo, l'esistente, la vita, la morte, secondo la famiglia, il sangue, babbo, la mamma, i figlioli, il nonno, la nonna, i bisnonni, la pezza, gli amici, tutte le relazioni, amici e nemici e tutti i morti. La quarta? Io stesso. E me stesso. E benvenuto alle cerimonie, ai temascal, radici della terra, raíces della terra, della famiglia raíces della terra. Tutti sono benvenuti, tutti quelli che sentono un amore per la vita, una voglia, necessità di condivisione e di ringraziamento verso quello che è la vita, che è portato da tutti gli elementi. Queste cerimonie vengono da un grande sogno che unisce proprio le persone, viene da una visione dove tante persone diverse si ritrovano a non capirsi improvvisamente, a cantare tutte insieme, creando un'armonia e una gioia in una signora rappresentata come la madre terra in questo sogno che presidiava tutto questo circolo. Veniamo da questo sogno, e l'indio che ha portato questo sogno a noi, la nostra famiglia, è Raimondo Tigre Perez, e ha portato appunto la condivisione, l'apertura verso il meticcio, verso il rispetto di ogni lignaggio rosso di sangue, verso il rispetto a tutti gli elementi, a tutte le grandi nazioni. Qua ora stiamo mettendo le coperte per terra e sopra per coprire il temascal e far così almeno le persone stanno più comode, e questo serve per parare il calore e farlo rimanere tutto lì dentro. Guarda lì, l'uccellino! Paparazzi! Bellezza! Cinghialini! Qua dentro siamo dentro il temascal, che è una capanna dove dopo, da qua, verranno inserite le pietre dentro questa cavità, e poi dopo chi conducerà il temascal ci butterà sopra dell'acqua e del copal per fare il vapore e riscaldare il temascal. Infatti proprio il temascal è una capanna sudatoria dove dentro si canta e si prega, e queste sono il temascal è rivestito di coperte per non fare andare più al calore, e poi dopo si chiuderà questa porta qua. Si chiuderà e quindi non si vedrà più niente,
ed è come se essere dentro il ventre della madre terra ed è tutto buio e non si vede niente. E così qui tutti sono benvenuti, perché il lavoro stesso è fatto dal fuoco, dall'acqua, dal vento, dalla terra e dalla volontà di vivere questo presente. Poi là, cioè ora non si può riprendere perché è una cosa sacra, praticamente c'è il fuoco e nel fuoco si riscaldano le pietre alimentandole da sotto e da sopra. Si scaldano per circa un'ora, due ore, così vengono veramente rosse e dentro sono calde e quindi l'acqua evaporea appena si mette sopra. Gli elementi, un disegno cerimoniale che ci viene appunto da un lignaggio e di un ritmo all'interno della ruota medicina, andiamo camminando insieme. Grazie ai nostri guardiani maggiori, agli antenati che hanno custodito forme per poter stare insieme. Attraverso questo si arriva a tante realizzazioni anche materiali, a cambi di luoghi, restauri di luoghi, miglioramenti di luoghi, di relazioni. Si lavora insieme attraverso la terra, attraverso una spiritualità che parte dalla terra, dagli elementi, che sono qualcosa che puoi sentire costantemente e che formano il tutto. Qua per terra a volte si mette, a volte non si mette, dipende, ma oggi piove e quindi c'è delle coperte che servono soprattutto per comodità e quindi servono per non fare andare, per non sedersi proprio sul terreno. E poi dopo, dentro il temascal si canta, sono quattro porte e si fanno quattro canti. Poi c'è una porta che è la porta di quelli che vogliono salire alla busca, che è una cerimonia che si sta quattro giorni alla montagna senza né bere, senza né mangiare. Ok, e poi qua si fa la quinta, che invece di quattro canti ce ne sarà solamente uno, perché è veramente forte, perché si mettono tante pietre e tanta acqua e quindi ci sarà più vapore e quindi più calore. E di solito si consiglia che quando si entra dentro un temascal, lì alla porta bisogna inchinarci così e dire permesso per entrare per me e tutte le mie relazioni. Se abbiamo troppo caldo bisogna metterci più terra, perché la terra sarà, anche se qua dentro sarà caldissimo, la terra sarà comunque fresca. Sei mai stato in questo posto? No, è la prima volta. Lavori, cose. Dentro il temascal ci sono quattro porte. C'è la porta principale, che è verso il fuoco, che è questa qua. Poi, che di solito si apre solo questa all'inizio. Poi dopo però c'è il bufalo, che è quella davanti, che quando fa veramente tanto tanto caldo, le aquile, che sono quelle che guardano il fuoco e portano dentro le pietre, aprono anche quella per far uscire troppo il vapore se delle persone non si sentono bene o così. E poi qua c'è altre due porte. Ogni porta sono le quattro direzioni. E dentro il temascal si può pregare e non c'è proprio una vera divinità. E praticamente si prega per i parenti, e le persone morte, le persone che casomai non stanno tanto bene. Poi proprio all'ultimo, all'ultima porta, si prega per noi stessi, ma è l'ultima cosa. Prima si prega per gli altri, e per sia per gli amici ma anche per i nemici. Qua dentro al temascal ci sono, come potete vedere, sette colori. Questi sette colori indicano le sette direzioni. Ogni colore è una direzione.
Perché le direzioni sono 7. C'è il sud, l'est, l'ovest, il nord. Poi c'è la terra, il cielo e il cuore, che è una direzione. E prima di entrare nel Temascal c'è una porta dove si entra là dentro e poi ti purificano con del fumo di copal, che è una resina di un albero nativo del Messico. E poi il fuoco può essere di diverse dimensioni. Noi di solito mettiamo o 13 o 16 pietre per porta. Questo siamo dentro il Temascal di misto, dove si possono andare sia femmine sia maschi. Di là, dopo forse ve lo faremo vedere, c'è il Temascal di luna. E qua il Temascal si fa una volta ogni 2 settimane. Invece di là si fa una volta al mese quando c'è la luna piena. E però ci possono entrare solamente le donne e i bambini. E invece qua possono entrare tutti. Di là abbiamo un luogo dove si mangia, si beve, si sta insieme e si parla. Quando si entra qua dentro al cerchio del Temascal, perché tutto il fuoco e il Temascal sono intorno in un cerchio, e bisogna offrire un pezzo di tabacco al fuoco e metterlo con ognuno con le sue intenzioni. Poi ti giri, ti purificano indietro, poi devi prendere del tabacco, offrirlo al fuoco e poi dopo puoi andare a giro e far entrare dentro il Temascal. Olmo, ma tu lo fai il Temascal? Sì, lo faccio sempre. E tu? Sì. A volte l'hai fatto anche te. A volte lo faccio, ma poi mi viene caldo. Infatti qua ce lo fanno anche i bambini, Temascal. Da quando sono nati, a volte vengono anche persone che hanno i bambini di poche settimane e lo fanno e stanno qua. Di solito chi è della prima volta sta alla porta, perché alla porta appena si apre c'è subito più fresco e così una persona si riprende un attimo. Ora vi farò vedere tutti i posti dove si svolge la cerimonia. Questo è l'altare, dove ognuno mette qualcosa di suo e che se vuole mette qualcosa di suo per abbellirlo. Mangia dopo il Temascal tutti insieme, e questo è dove si mangia. Poi
posto, dove è praticamente l'area dove stanno i bambini. Ora venite, ve la faccio vedere. Su di sapere la porta? Funziona l'aria condizionata? Poi tutto il check dovete fare, il carrello, la luce d'emergenza. L'avete detto tutti i passeggeri che dovevano fare? La benzina l'avete messa? Gasolio l'avete messo nell'astronave? Qua stiamo mettendo le pietre sopra il fuoco e poi dopo mettiamo i legni sotto per alimentare il fuoco e anche per formare una capanna di lato. Io prendere un arancio, posso? Posso? 100 euro. Vado al banco. Ma che ti devi dire? Aspetti un attimo, vado al banco, Matt. Ti piacerebbe fare la buschera? Non so cos'è la buschera. Alla ricerca di visione? Sì. Sì, mi piacerebbe. Sì. Come ti è sembrata l'esperienza del Temascal? Sono stato molto bene, il gruppo mi ha aiutato molto, sono stati molto gentili con me, mi hanno spiegato come è il Temascal. Adesso lo torturiamo. Mi sento molto rilassato, molto bene. Quando sono uscito non ho sentito troppo caldo dentro, solamente ad un certo punto, però mi sono disteso e quindi poi sono riuscito a respirare. E hai cantato? Le canzoni non le conoscevo, però ho suonato il tamburo. Oh, wow! Sì, ho suonato il tamburo, il ritmo, diciamo, è un linguaggio che conosco, quindi ho trovato un tamburo, mi hanno dato un tamburo e ho suonato quello. E la cosa che ti è piaciuto di più? Beh, la sensazione quando sono uscito, mi sono sentito molto leggero, pulito, rilassato, anche la mente molto leggera, come purificato. Questa esperienza la rifaresti o la consiglieresti a qualcuno? Spero di rifarla, sì, e certamente la consiglio. La consiglio a chi sente curiosità di provare. E che pensi che sia il positivo di questa tradizione? Beh, sicuramente tutta la celebrazione e il rituale è qualcosa che coinvolge questa piccola comunità, quindi lo stare insieme, grazie mille, lo stare insieme, aiutarsi, collaborare perché tutto vada bene, la cerimonia, che anche le persone nuove siano informate di quello che succederà. È come una piccola famiglia che si prende cura di tutte le persone, quindi questa è già qualcosa di positivo. E poi il Temascal effettivamente purifica, pulisce sia il corpo che lo spirito, questo è quello che ho sentito io. Qua è a posto, lo si sta tutti a mangiare e a parlare. Sono qua dentro. Buonasera. E basta. Che dire? Quelli che ho messo io prima. Vado, ci sono molti occhi.
Ho detto prima me ne dimentico dopo, è meglio che li metto prima. Dove guardare? Ci vai a prendere un panino con la porchetta. Ciao. Qualcosa che ritengo molto positiva del tema Scala è l'essere a contatto con la natura, perché viene fatta appunto almeno qui in un luogo naturale, circondati da alberi, ci sediamo in terra a piedi nudi, quindi c'è un contatto con la terra, con la natura. Sono stato invitato da chi? Dai tuoi genitori.